Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Ciao ragazzi, oggi nuovo vlogghetto, ci siamo sia io che Giordano. Ciao amici. Eccolo qua, ci stiamo preparando perché oggi usciamo con Karma. Infatti, raga, ho avuto tempo a farmi bei capelli. C'è lo styling come è venuto oggi, mi sa mai. Tanto sei bella. Tu sei Bellissimo. profumata. Profumata? Sì, questo è il mio outfit, o come si dice. Comunque, oggi è il compleanno di mia sorella, perciò colgo l'occasione anche in questo video a fare gli auguri a mia sorella. Mua, un grosso bacione. Però ho il regaletto suo, perché se vi ricordavate nel video scorso siamo andati a fare un regaletto che ovviamente non ho potuto dire perché va online proprio questa sera, non vorrei che lei lo clicchi prima. Perciò ve lo faccio vedere in questo, perché tanto ormai lei lo avrà. È una semplice letterina, non ci sono i soldi dentro. La dice che gli ha regalato, cioè una bustina, i soldi in cestanno. Che cos'è? È una card, cioè ho regalato, abbiamo regalato a mia sorella questa fantastica card. Autoscuola regala la patente. Ovviamente non gli sto regalando la patente, ma la sta prendendo, sta facendo le guide e ho regalato un bel pacchetto di guide a mia sorella, cioè una cosa più utile penso che non potevo regalargli, perché altrimenti saremmo andati sul classico vestitino, maglioncino. Invece rendermi utile mi rende felice, cosa che farò anche poi con mio fratello se vorrà, perciò so che lui guarderà questo video, ma ne ho già parlato. Se vorrà prendere la patente, ci tengo a regalargliela io per i suoi 18 anni. Comunque, questo è il regalo di mia sorella, la card con le guide annesse, anche perché le guide, ragazzi, non è che ve le regalano assolutamente. Calcolate che quando presi io la patente, sì, ne ho fatte veramente parecchie, però finché non mi sentivo sicura di dare l'esame, ho continuato a farle, anche perché io non ho mai portato il motorino, perciò sulla strada non sapevo comunque starci. Ci sono sempre stata da pedone e mai con un veicolo, che sia macchinetta 50, che sia il motorino, con nessun mezzo. Perciò dovevo sentirmi sicura sulla strada, e questo sta accadendo anche a mia sorella. Anche lei non ha avuto mai il patentino, cioè il motorino, e si ritrova direttamente sulla strada con la macchina. Però devo dire che ho preso il patentino, ma i miei genitori non mi hanno mai voluto fare il motorino per paura, cioè vabbè, comunque scelte loro. Infatti poi Ancora non hanno fatto la corsia rosa, amore mio. che vuol dire corsia rosa? La corsia per le donne. Dovrebbero fare la Cioè? corsia, no, adesso guidate. Cioè, Guarda ma che come guidate voi donne? Ma ne volevamo parlare. Fate una corsia rosa, raga, vi prego. calcolate che io ultimamente mi sto scacciando un po' con la macchina, perché prima avevo abbastanza paura, adesso non ho nemmeno più l'ansia, nonostante comunque è da tempo che ho la E patente. poi dannate. Non do Cosa dannà, niente, ero solo al lavoro. Infatti faccio lavoro casa, lavoro casa. E niente, raga, adesso io però ovviamente con la card c'è anche il bigliettino e vorrei scriverci qualche frase, lo sai, quelle frasi da sorelline, eh? E poi stasera andiamo da lei a mangiare la pizza. Vabbè, raga, noi ci vediamo dopo, così scrivo e usciamo da questa casa perché non vedo veramente l'ora. Allora, stavamo pensando ad una cosa, di fare un finto regalo a mia sorella prima di dargli questo. C'è proprio una cavolata che ci deve proprio rimanere male. E ci deve anche credere che sia quello. Certo, se no è gusto certo. Che gli possiamo fare? Una cavolata, mo, la prima cavolata che ci capita davanti la compriamo, l'hanno fatto. Sì, stiamo andando a fare questa cosa perché mi diverte. Vabbè, pure perché magari dobbiamo comprare qualche stronzatina per noi, Sì, voglio comprare un pettine che mi serve per i capelli, se lo trovo. Vorrei trovare un bel portafoglio perché il mio sono anni che lo ho e è arrivata la sua ora, perché si sta rompendo tutto quanto, ma non riesco a trovare un bel portafoglio con una bella borsa, anche se la mia mi piace tantissimo, è solo che la vorrei leggermente più grande, ma leggermente, perché poi le borse grosse non le sopporto perché sono bassina, e avere queste borzone mi sembra, capito, che sta a portare una valigia. E niente, stiamo facendo queste cose. Il tempo è normale. bello, però non tanto soleggiato. Cioè, ci sono 20 gradi, se sta da paura, però è, come si dice, fiacca.
sole, sì, fiacco. Fiacco, fiacco, giusto? Sì. Giusto. Che dice, mo? Sono un po' così, un po' stanchino, un po' perché ho lavorato. E un po'... Madonna, che puzza. Sta via puzza proprio troppo brutta. È un po' lamentino, si sta un po' lamentando. E io sono qui ad ascoltarlo, regà. Ma basta però. Ma basta, mo gli ho chiesto se per favore possiamo essere un po' felici. Ecco, fa finta di essere felice. Lo so. Sì, sì, voglio far finta perché io tendo sempre a idealizzare le cose nella testa mia. Invece poi mi delude tutto, regà. Grosse delusioni. Non so, Giordano, cos'è che si aspetta dalle cose, persone. Qua invece è tutta una delusione. Io invece ormai non mi aspetto più niente, né da cose né da persone, e bene. Non ci rimango male, pensate un po'. Io vivo proprio nel menefreghismo, vivo con me stessa e con le persone che veramente mi amano e basta, me ne frego di tutto. Tu ancora? Sì, perché tanto ci rimarrai sempre male sulle cose, è inutile. Non lo so. Ora vediamo cosa riusciamo a trovare da regalare a mia sorella. Ci deve credere però che sia quello, però capito com'è? Sì, perché se gli faccio proprio una stupidata per ridere, so che poi si aspetta il regalo vero. No, deve essere una stronzata che però lei si sa. Crede? Cosa? Crede che è quello? Cosa, sì. Una magliettina, la solita magliettina. Una magliettina? Sì. Proprio stupida. E così dove sentiamo una magliettina, ma ride, lavoravano due. Ma che c'entra? Basta il pensiero. Però una magliettina così proprio, capito? Di quelle più stupide. Sì, tipo basica, capito? La magliettina sì. Ma maglie lunghe. E canottiere? La canottiera di quelle lì di Flamella. Intimo, calle calle. Ma no, pure incontro all'estate. Vabbè, raga, vediamo come riusciamo a trovare. Niente. Quando facciamo, cerchiamo qualcosa noi, puntualmente non si trova niente. Testimone allora. Il video che abbiamo girato da Tarquinia fino a Civitavecchia per trovare sta cosa e non si trova, ho girato tre negozi. Allora, praticamente, abbiamo deciso, anziché fare una cavolata, devo fare una cosettina un po' più che cavolata o non cavolata, sempre quei 10 euro ci devi spendere e mi sarebbe dispiaciuto fare una cavolata che poi comunque se non avrebbe utilizzato. Gli avrei fatto un orecchino, uno solo, perché a Natale gli feci proprio un orecchino, ma non avevo trovato tutte e due. Abbinati. Allora che volevo fare? Questa volta io volevo prendere il secondo, così aveva i due orecchini uguali e abbinati. In pandan. Che comunque veniva poco questo orecchino, e abbinato a quello che veramente gli ho fatto andava bene, però lei avrebbe veramente creduto che era quello il regalo, perché comunque sia... sapeva che gli volevo fare in un altro momento entrambe. Anche il secondo orecchino. E niente, raga, non ce l'ha nessuno. Sta gag qua non c'è riuscita. Non ce l'ha nessuno. E nel frattempo, vabbè, a parte ci siamo fatti un giretto a piedi. Ormai stavamo che qui. Che ci voleva proprio. Ormai stavamo qui al centro. Eravamo tentati di prenderci un pezzettino di pizza. Proprio fino all'ultimo. Ci siamo messi lì in fila per mangiarci un pezzo di pizza, però era finito il tempo, a parte che comunque c'era la fila, ma poi regà tra manco mezz'ora ceniamo con la pizza. Fame. Ci stiamo morendo veramente di fame, ma io pure questa volta la sto sentendo, cioè praticamente sto tremando dalla fame, però resistiamo un altro pochetto ormai e peggio è passata e ci godiamo resistito. Direttamente la sera sì, sì, e sì. Mangiamo la pizza che tanto ha preso paga, paga Martina, tanto paga la mia sorella, che ci frega noi. E vabbè, niente, gli devo dare il regalo, quello vero, così. Subito. Allora, siamo qui sotto a casa di mia mamma, ma prima di salire vi faccio vedere quello che abbiamo preso nel negozietto prima. Tanto così bene. Nel frattempo ne approfitto e ci metto la cover che ho comprato. Ah, brava. Mentre Sami spiega questa cosa qua, io volevo dire che oggi si è lamentata di me perché ha detto questo giacchettino qui che fa? Ti nanizza. Mi nanizza. No, ti innana. Mi innana. E non venite a dire che non si dice, lo so, però mi è divertito diglielo. Cioè, praticamente lo stavo pensando in mente
E ridevo da sola, dico, però chissà ad alta voce come rende. Hai fatto amore, lo sai questo giacchetto ti innana? Ti piace? Proprio che ci ridi. Morieti. Allora, abbiamo preso questi qua. Non lo so, vedo a tutti, raga. Ma che è? Ah, gli Unstoppables. Ma fai qui qua, fammi sentire l'odore. Unstoppables. Praticamente, ma non tanto per mettere nella lavatrice, ma un trucchetto, amore. Tu li Li metti per metto nello terra, spruzzetto e dai le tue tende. tu li metti per terra, scordami, li aspiri, così l'aspirapolvere quando la passi per casa, l'aria profuma. E profumi casa nel Ah, frattempo. sì, questo ha detto. Chi aveva detto? Nessuno, io lo sapevo. E poi l'ho visto così, poi l'ho Io lo so chi visto. ha detto, Vabbè. però non lo dico. Ma posso sentire se profumano per davvero? Ma sì, dai. Però è da provare anche in lavatrice, ovviamente. Ma buono, Che mono. cazzo. Lo sai Queste che famo una bustina e le mettiamo qui dentro e profumano. quelli che veramente sono buoni buoni, l'ho visti, costano 7 euro. Io te lo fa comprare. Unstoppables. Facciamo Poi, pubblicità. vogliamo cambiarlo? Vogliamo cambiare ancora o lasciamo? Dai la terza Ancora cosa o che stai lasciamo? dicendo. Lasciamo, lasciamo. Lasciamo. Però ho comprato questo qui per la macchina, non lo so, l'ho presa perché c'era la piuma, ho pensato subito ad Ma Aaron, piccoletto. ovviamente. Poi abbiamo preso una cover semplice che voglio mettere subito, questa qui, trasparente, perché abbiamo il telefono, abbiamo comprato il telefonino e l'abbiamo subito, oh bella, Non sa e che male. l'abbiamo Quella è mia o subito, tua? mia, e l'abbiamo subito coperto, cioè io non ho mai visto il mio telefono scoperchiato, cioè non ho mai visto il colore, che è veramente molto bello, a me sembra di non averlo cambiato perché anche prima avevo l'iPhone con la cover. Poi, lo sta, aspetta, vado subito. Ah, ma Questa sei. è la tua. Ah, beh, giusto. Vabbè, Ragione io, tieni. vedi, non Questa ascolti è di mai. Giordano. Infatti è quella più brutta di tutte. Ma è uguale alla mia? No, Sì. tu c'hai queste cose squadrate brutti di merda. Eh sì, è fatta così. Vabbè, ma raga, 3 euro sta cover, giusto per. €3,90. Giusto per tenerla momentaneamente, perché si sa che le cover trasparenti diventano subito gialle. Ora allora, la voglio mettere anch'io Ma subito. il vetro lo devo levare oppure lo posso No, lasciare? lascialo. Dici. E ovviamente poi ne ho presa un'altra, visto che costavano 3 euro. Questa qua, bella anche questa. Oh, mo si posso Trasparente, comprare. però è particolare perché ha i bordi fucsia con i No, pulsanti da levare il vetro, gialli. perché E io ne ho levo, allora. No, mi frega. credo, Vabbè, queste sono state le cover. Poi ho preso questo profumino qui. Indovinate un po' perché l'ho preso? Non perché profuma, anche perché non l'ho sentito se profuma o meno, ma perché era rosa. Era rosa, lo volevo mettere vicino al vaso in salone. Boh, vabbè, non lo apro perché ho paura di fare i casini qui nella macchina. Comunque sì, vabbè, l'ho preso giusto perché era rosa. Ne sto cercando di belli, ma non riesco a trovarli nei negozietti qui a Civitavecchia. Poi ho Madonna. preso questo pettine che a dire il vero cercavo quello così, cioè questo qui proprio quello più ampio. Però vabbè, va bene anche questo qui. Questo serve per sollevare le radici a chi ha i capelli ricci, perché tendono ad appiattirsi, soprattutto vedete qua a me, non so perché. Lo passi al centro e gli dai volume ai capelli. Poi un piegaciglie a caso, che non ne ho nemmeno tanto bisogno perché io ce l'ho fortunatamente curve da sole. Curva. Poi ho ripreso questo qui dell'Astra, però solo lui, perché quell'altri boh, non mi hanno convinta più di tanto, però questa è buona, questo detergente schiumogeno, mi piace, questo qua dell'Astra. Poi ho preso questo shampoo qui, solito mio, che ogni volta che lo vedo lo prendo. Invece l'ho rotto qua. E poi ho preso questo qui che non l'ho mai provato, ho sempre provato quello al carbone, quello praticamente tutto nero. Questo qui stava in offerta, gel detergente, sfogliante, antipunti neri, purifica i pori in profondità, estratto di eucalipto più zinco più pelli grasse o con imperfezioni. Io non ce l'ho né grassa e non ho tutte queste grandi imperfezioni, però vabbè, mi incuriosiva giusto per provare qualcosa di diverso. Quale cover metto? Quale cover metto tra i due? La mettiamo quella trasparente, che tanto ci mette pochi giorni e diventa gialla.
questi sono stati i nostri stupidi acquisti. Il portafoglio non sono riuscita a trovarlo. Vedevo? L'hai tolto! È rotto! Ma no! Mi sono accorto, adesso è cascheggiato. In due parti, cioè, amore, però posso dire una cosa? Vedi proprio mentre lo sanno pure loro. Che questo qui, questo negozietto qua, ci ha inculato proprio. Ho detto, la verità. Allora. C'ha inculato. Vedete, ho questa qui nera semplice. Carina, però. Il telefono proprio non si vede. A parte sarebbe proprio bello tenerlo senza cover. E vabbè, però. Si sa, dal momento che lo scoverizzi, succede nei peggio cose. Ok, vediamo un po', mettiamo questa. Ah, va bene, amo. Che? Da paura? No, non va bene. Perché non va bene? Perché io ce l'ho invece. L'angoletti e copre bene. Che? Ok. Okay. Le telecamere copre bene, oh, basta. Oh, mo sì che si vede. Però pure tu hai levato il vetro. No. Ci ho fatto entrare per forza. Come ho fatto? Un po' di fotocamera. È possibile. Ah, mo sì. E vabbè, niente, raga. Noi saliamo su e vediamo un pochetto come proseguirà questa serata. Beh? A dopo, ragazzi. Wow. E insomma, quanti anni sono? Due. Quanti anni so? Due. Guardate quanto è bella mia sorella. Proprio mia sorella, raga. Quante sono allora? Due. Dai, quanti sono? 22. 22? Sì. Che fai? Guarda che ti regalo te. Ma quando vuoi i soldi? Vuoi pure 5 euro? C'ho pure e guide. Se vanno a fare a posto mio, fai il favore. Che? La guida li danno. E qui chi c'è? Il nerd del mio fratello? Oh! Ciao! Non dice niente? Oh, tanto sei bello! Dai, non gioca, no? Cioè, fantastico. Sì? Fantastico. Che sta a fare? Che sta a giocare? A League of Legends. Wow! Tittidi! Ciao! Ciao, Tittidino! Quanto siete carini! Piano, piano! Però non ti è contento? Ah, Tittidi! Ma che sta a fare? Ma che stai facendo? Piano, piano, piano! Piano, piano! Oh! Ma che stai a fare? Piano! E niente, comunque come si può vedere siamo venuti a casa di mia mamma che è tutta sbrulluccicosa! Qui abbiamo questi luci, là abbiamo i palloncini! Oh, lui questo è... Questo ce l'ha sempre, sì. Comunque guardate quanto ero carina da piccolina. Oddio, carina nesta foto non tanto. Perché no? No, però guardate mio papà con i capelli lunghi. Qua mio papà aveva 18 anni? 19? Quasi 20. Quasi 20 anni, sì. Dai, carini. Questa non l'ho mai fatta vedere. Questa è di famiglia. Mio fratello. Bello. Io quando ero bionda. E tu che stai a guardare qua? Altre foto? Un po' tutto. Cioè, questa piccolina qui oggi fa 22 anni. Eccoli. Eccoli. Non ci stiamo tutte e tre qua. Insomma, mo. Vuoi da me? Perché mi riprendi a me? Io. Sì, guarda che sto giacchetto si ti innana. Che pazienza che ci vuole. No, davvero. Tanta pazienza. Dai, c'è. Ho detto che sei bellissimo, no, però guarda, un po' del guarda, nana. Siamo uguali, oh. Sì, guarda, tu c'hai gli occhi così, un po' cadenti. Dormiamo due ore in sei giorni. Stiamo disturbando il ragazzo, dai. Sì, si spostiamo. Andiamo in un'altra direzione. Comunque dai, bello effetto tutti questi palloncini. Ecco, da qua si vede meglio. Andiamo. Molto bello. Su. Wow. Martina. Auguri a Martina! Sì, sì, io che c'ho questa è la mia. Wow! Ti piace lui che c'ho qua? Vuoi il bicchiere? Vuoi, no, ho bevuto. Ma sono messa io, neri.
Non te ne accorgi. Tanti auguri a te, tanti auguri a Martina, tanti auguri a te. Desiderio. Diventami l'ardaria. Dai la vita che ci fa. Dice sicuramente. Andati per Miami. E cambiare il pannastro? No, però ho pagato queste io. E il collo? Con l'accendia. Ecco, brava, pure mamma dentro al video. Allora. Sì. La festa è finita. Siamo ritornati, abbiamo poi riportato il fidanzato di Martina a casa. E adesso stiamo facendo fare una guida a Martina. Adesso vediamo. Vai. Pure le marce già sei buona? Ho messa. Ok, messa, la prima. Brava, visto? Ho fa la partita. Piano piano. Ma questa parte pure sola. Vai. Ok. Stacca. Ma dai, oh, che carina. Io per l'unica cosa, mai portato nella strada che io non so. Vai la seconda. No, Giorgio, mi impanica così, mamma. Oh, minchia. Ma levate queste torce, me le mai all'occhio. No, anche me la fastidio l'occhio. Che brava! Ti dico, Giorgio, c'è un piccolo problema con i freni, quindi se vedi che in freno ti lascio la mano. Ah, ok. Ho un problema con i freni! Questo no, mi fate preoccupare, però, guarda, però, vai giù, giù per la discesa. No, 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 Martina, no! Amon, non la fanno andare a mezza alla strada, eh? No, se qua c'è sta a mezza strada. Io no, vado quello. Piano, a me non mi devi mettere l'ansia. No, mica per quello, te sta a portare a casa. Ho capito dove sta a portare. Non c'è manco il foglio rosa, appresso. Ma che cazzo vuol dire? Ci parlo io, amore. Mo ci fermino, cazzo, mercoledì sera, che cazzo ci deve fermare? No, ma che brava! A parte cosa difficile. Che è sto coso morto? No. Una busta. No, mo guardiamo qui, raga, che c'è sta una discesa. Purtroppo devi guidare così all'inizio prima. Ma io voglio guidare così in questo momento, giuro. Ma pure con lui guidi così, Martì? Sì, pure più piano. Nero? Sì. Ok. Vai. Metti pure la terza. Sì, però. Tanto se non dai il gas, vanno pure a 10 all'ora. Ma la terza, quindi. No, Giordano, non la voglio mettere. Semplicemente il motore non bestemmia così. Va bene, Giordano. Sono proprio un grippato, guarda. Ed ecco qui Giordano. Un grippato. Incazzato. Così. Ma già del merda oggi, io lo sapevo. Mi devi spiegare quando è che non lo è. Dimmi se ne ragione è merda. No, vabbè, che cazzo, non vado a dormire perché sono stanco, mi sono rotto le coglioni. Ma... far caffè, mo. Ma come far caffè? Amo pure il caffè da sbucciare. Ma che vuol dire, come fai? Fai le capsule domani? Guarda che sei tu che le capsule non le vuoi fare, eh? Vabbè, comunque, siamo ritornati a casa come si può ben vedere. Dopo la bellissima guida fatta di mia sorella, mi ha fatto un po' cagare sotto perché lasciamo stare. È bravina. Però ci sono stati momenti in cui mi sono vista in faccia alle macchine parcheggiate. Vero? Tu dici... un po' sì, è stato rischioso, dai. Però vabbè. È brava. Per aver fatto solo 5 guide è veramente molto brava, anche perché l'ha portata da casa del ragazzo fino a casa nostra. Brava Martina, adesso mi sono messa già il pigiamino, stiamo anche facendo un po' tardino, visto che domani abbiamo la sveglia alle 6.40 tutti e due, domani mattina riusciamo tutti e due a fare colazione insieme, perché abbiamo la sveglia alla stessa ora, lui staccherà alle 5, io staccherò alle 6 domani, perciò anche lì staremo insieme. Io mi vado a struccare e vado a provare questo nuovo prodottino che non ho mai utilizzato, o questo già lo conosco, molto buono, delicato, e niente raga. Noi ci vediamo al prossimo video. No, non fa lo sconsolato. Poi pure queste cose vanno tutte storte. Un po' di tranquillità, un po' di pace, un po' di linearità delle cose, no? Poi sono impotente davanti a queste cose, io non posso fare niente. Sono cose che accadono senza che dipendano da me. Ma che faccio? Cioè, sono stanco morto, dai. Vabbè, è sempre così Giordano, quando gli si prendono i 5 minuti non c'è niente da fare, non c'è niente che lo calma, quando inizia così, raga. E io voglio tornare a casa bene, così finisce. Non ci sono ancora riuscito, te rendi conto. 867 cose. Ma che ha fatto? Vabbè, raga, niente.
prima che vi annoiamo con queste cose, tanto spenta la videocamera, lui continuerà. Noi ci vediamo al prossimo video, vi mandiamo un grosso bacione e alla prossima. Alla prossima, ciao, forse sarà, riusciremo a vloggare Pasqua, Pasquetta, giusto? Cercheremo, forse Pasquetta, no, forse Pasqua no, ma Pasquetta sì. Vabbè, vediamo, raga. Al prossimo, ciao.